Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, navigando su TikTok mi sono imbattuto su questo ragazzo. Io so che questo ragazzo sta andando virale per la sua condizione fisica, una condizione fisica molto preoccupante. Guardiamo questo video insieme e poi commentiamo. Mentre il commensale mi prepara la pasta e patate, ragazzi, la mia collaboratrice mi grattano il parmigiano per metterlo sulla pasta e patate. Dottore, possiamo? Certo, caro, vai. Ragazzi, ovviamente questa preparazione è molto scenica, è una preparazione che solo io posso permettermi. Anche l'applauso. Gente, è arrivato anche l'applauso. Com'è? A te dopo ci penso io. Va bene, dottor Bava. Dottor Bava, le piace questa patata? Caro, è addirittura più buona delle mie. Carissimi, ovviamente la patata è piaciuta, ma le migliori le tengo qui con me. Adesso ci saranno molti commenti dove scrivono: ma come ha fatto ad entrare in macchina, quanti posti occupa, eccetera eccetera. In questo video non voglio assolutamente bullizzare e prendere in giro questo ragazzo, anzi io mi scuso con te se, non lo so, hai ricevuto insulti che ti hanno fatto male da persone che fanno mondo, ecco, del nostro campo, ovvero quello della palestra. Guardiamo ancora qualche altro video, dopo commenteremo. Carissimi scansafatiche, dato che oggi è Natale mi vesto nelle vesti di Babbo Natale per portare in dono dei regali. Io non so quanti anni ha e non so anche come si chiama. Se conoscete il suo nome, scrivetelo nei commenti, per favore. Per quanto riguarda il peso, su per giù, ragazzi, possiamo dire tranquillamente, ovvero io posso dire, penso che pesa sopra i 200 kg. E per quanto riguarda l'età, ci avrà 20 anni, non di più. Se mi sbaglio, ecco, correggetemi nei commenti. Questo altro video, ecco, lo potremo vedere per intero. Ci possiamo rendere più conto della sua condizione fisica. Eccolo qui. Come dicevo, io suppongo che lui pesi più di 200 kg, 20 anni, altezza, non lo so, 1,70, massimo 1,73-74, non di più. Bavaro, diciamo così, non so come ti chiami, per favore, se scrivimi su Instagram, dimmi il tuo nome. Voglio dirti questa cosa qui. Adesso tu stai andando virale, ovviamente stai facendo i numeri, sei contento, eccetera eccetera, e questo lo stai facendo solamente per la tua condizione fisica, te lo posso assicurare, perché non stai facendo nulla di nuovo per quanto riguarda food blogging, eccetera eccetera, al diretto interessato, ovvero Bavaro. Tu sei molto giovane e ti trovi in una condizione di estremo pericolo. Non ci vuole uno come me per dirtelo, qualsiasi dottore sulla faccia della terra ti direbbe che tu sei in una condizione fisica di estremo pericolo, rischi addirittura la morte. Ti trovi in una situazione dove stai andando virale e ti piace questa cosa, però qui c'è un enorme problema. Per quanto tempo riuscirai a farlo? Ho visto che sei molto circondato da tantissimi avvoltoi. Fai molta attenzione di chi tu ti circondi, perché vogliono solamente visualizzazioni e ti stanno usando, perché se questi fossero realmente amici tuoi farebbero di tutto per farti capire del pericolo che tu stai correndo. Se tu eri amico mio, dico reale amico mio, un vero amico mio, io ti stavo al collo dalla mattina alla sera per farti capire del pericolo che tu stai correndo. Io avrei fatto di tutto per portarti in palestra. Io adesso parlo di palestra perché questo è il mio campo, io mi occupo di quello. Se avessi fatto box ti portavo alla box, se avessi fatto nuoto ti portavo al nuoto, ciclismo. Io però mi occupo della palestra. Bavaro, io ti offro i primi 3 mesi gratis di palestra. Se tu scegli una palestra in Italia, i primi 3 mesi ce li hai offerti da me. Se tu riesci a cambiare il tuo fisico mi renderesti la persona più felice al mondo. E prima che arriva qualcuno che mi scrive no, lascialo fare, selezione naturale, può fare quello che gli pare, eccetera eccetera, forse non hai capito. Se io posso aiutare questo ragazzo con un semplice video, io lo faccio ben volentieri. Questo ragazzo sta rischiando la vita. Io non ho mai visto un ragazzo di 20 anni con una condizione del genere. Mi sono imbattuto l'altro giorno su TikTok e ho detto cazzo, ce lo farò un video. Se riesco a fare un video, riesco ad aiutarlo, ben venga. E voglio lanciare questo messaggio a tutti quelli che hanno, tra virgolette, paura di iniziare palestra o hanno timore di iniziare qualsiasi attività fisica perché non si sentono comodi col proprio corpo e sono sicuri di essere giudicati da altri. Raga, vi posso dare la mia parola. Se entra una persona in sovrappeso in palestra, nessuno gli punterà il dito contro, nessuno lo prenderà in giro. Anzi, ti dirò di più. Oggigiorno, dopo 15 anni di palestra, ok, a me non mi motiva quello più grosso di me, a me non mi motiva quello che spinge più di me, non mi motiva quello che sta più tirato di me, non mi motiva quello che stacca più di me o che spanca più di me, non me ne frega un cazzo a me di questo. A me quello che mi motiva oggigiorno è vedere un ragazzo motivato nel migliorare se stesso. Se io vedo un ragazzo in sovrappeso, in palestra,
che ha voglia di migliorare se stesso, quella è la cosa che mi motiva più in assoluto. Non c'è nulla che mi motiva di più di quello. Quindi, Bavaro, se pensi che è troppo tardi, non è mai troppo tardi. Se pensi che è troppo tardi, che ormai, ecco, hai raggiunto una condizione fisica dove non puoi più tornare indietro, io ti do la mia parola che non è così. Anzi, ti dirò di più. Se hai bisogno di aiuto, contattami, scrivimi su Instagram. Sono più che invogliato di poterti aiutare, d'accordo? Io voglio che tu ti rendi conto del pericolo che stai passando. Perché se io guardo, ecco, questo video dove vedo come tu cammini, tipo questo qui, tu a 20 anni non ti puoi permettere di muoverti in questo modo, e non è assolutamente per prenderti in giro questa cosa, è per farti realizzare il pericolo che tu stai correndo. C'è questo altro video. Dottore, i collaboratori non vengono? E quindi possiamo vedere camminare per intero. Ti porto nel mondo del beverage, qui abbiamo 4... Io voglio realmente che tu capisci, e non solo tu, di tutte le persone che si trovano in una condizione fisica del genere o si avvicinano in una situazione di sovrappeso, del pericolo che state correndo. Io sono molto curioso di leggere i vostri commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, è sempre molto apprezzato. Se vuoi risparmiare sul tuo carrello Prozis, utilizza questo codice qui, e se vuoi ricevere il ricettario o un programma di allenamento gratuito, basta che mi mandi lo screenshot del tuo ordine e mi lasci la tua mail via Instagram. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao.